Chi ha fatto invece la prefazione di questo bellissimo libro, Mio nonno americano, una storia vera, di Adelmina Di Cenzo, è il professor Luigi Pezzuto. Allora, professore, in questo libro si racconta quello che in pratica noi italiani, tutti, almeno uno, abbiamo avuto un parente che è stato emigrato in America, un nonno, un prozio, un qualcosa. Quindi una storia vera che ci riporta indietro con la memoria, ma una memoria che racchiude davvero tanto sentimento. Beh, certo, parlare oggi di memoria credo che sia il valore più attuale in una società liquida come la nostra. E beh, bisogna volgere un po' lo sguardo al passato, dove le esperienze di vita, come nel caso di Giuseppe, il protagonista di questo libro, insegnano tantissimo. Lui è coinvolto in un nostos che lo riporta con la sua profonda nostalgia a lasciare Murrone del Sannio nel 1900 per partire in America e poi per una seconda volta a riprendere la strada dell'emigrazione nel 1926. È qui che si afferma non soltanto come lavoratore ma anche come un fisarmonicista. E beh, la fisarmonica tocca i tasti del cuore e tocca i tasti di tanti emigranti che con la musica poi sono diventati anche grandi, ed è il caso di questo protagonista che a tutto campo ci offre una lezione di vita senz'altro di primo piano. Spesso noi, quando parliamo della grande storia, ci riferiamo soprattutto a una storia che è scritta da chi l'ha fatta, ma non dobbiamo dimenticare, come dico io spesso, la microscopia, la microstoria, cioè quella storia che si subisce, ma che nel piccolo poi fa con i suoi tasselli di altro profilo valoriale, fa la grande storia. E beh, quindi secondo me bisogna volgere un po' lo sguardo al passato, a quelle piccole cose, e quando si guarda indietro io credo che quelle piccole cose poi diventano grandi grandi in termini di sapere, di esperienza, ma anche per consolidare quei valori che nel futuro all'uomo fanno benissimo e che spesso noi dimentichiamo. Bisogna anche dire che Giuseppe è l'emblema, la raffigurazione del tipico italiano che è un'arguzia e ingegno che riesce a far diventare anche, tra parentesi, tutto oro quello che lui tocca, insomma, perché lui ha avuto l'ingegno di poter riuscire anche facendo lavori umili, facendo lavori più diciamo degenerativi, ma comunque alla fine è riuscito a fare quello che era intenzione di fare, di poter avere successo, e ci è riuscito. Beh, certo, ci è riuscito con quella determinazione che hanno i contadini di questa terra, perché la maggior parte che viaggia e va in cerca di fortuna in America lascia la casa, lascia la famiglia, lascia i propri piccoli, lascia una terra che gli ha dato tanto, ed è il caso di Giuseppe, che faceva stare bene anche tutta la famiglia, poi per una malattia proprio tra le mura familiari è costretto a vendere gli animali per sostenere la cura del figlio e quindi ad emigrare in America. Ma questa determinazione e questa capacità di autonomia, di affrontare le situazioni più brutte, poi dove ci sono le opportunità, chi è che è determinato? Chi è che usa caparbietà e, dico io, intelligenza? Ecco, nella povertà, nelle difficoltà, beh, sfrutta tutte le opportunità che l'America gli dà, ed è il caso che poi tutti questi emigranti, noi sappiamo che vogliono andare a lavorare nella cosiddetta America ricca, perché quelle opportunità riescono anche a riscattare una condizione di povertà che diventa poi nel prosieguo felice per tutti i suoi eredi. Un'ultimissima cosa, stasera ci sarà anche un intermezzo musicale, perché ho visto che ci sono dei ragazzi con gli strumenti che appunto sono stati anche oggetto del saper fare di Giuseppe. Quindi ci vuoi raccontare, professore, quello che accadrà nel frattempo? Beh, innanzitutto c'è l'organetto che aprirà la manifestazione e la chiuderà, proprio in omaggio al protagonista del libro in questo caso, perché la fisarmonica diventa poi non soltanto lo strumento di affermazione
in America, ma diventa anche con i suoi tasti lo strumento della sensibilità e del cuore, e credo che la musica parla un linguaggio internazionale, è il linguaggio più immediato che mette in raccordo anche le persone che non conoscono la propria lingua. Lui è diventato in America grande per questo, per cui i fisarmonicisti di Colle Torto, in questo caso con un componente perché gli altri sono impegnati a scuola, rendono omaggio a questo strumento che è uno strumento popolare ma dai tasti molto profondi. Grazie.